Parliamo. Buh. Muy ciao, buongiorno, buon pomeriggio, buon. In questo momento mi sento molto una talpa perché sinceramente non vedo niente. Ho deciso di non mettere nemmeno gli occhiali, ma adesso capirete perché. State comode, mettetevi tranquille, preparatevi un caffè, sedetevi che devo parlarvi. Allora, ho deciso una cosa. Io di notte dormo poco. Ok, dormo poco, ma penso molto. Penso, anche adesso sto pensando, voi non ve ne accorgete, ma io penso molto. Ma sarà partito almeno il video, me ne accorgerò a fine video. Perché io vedo solo, ma manco una macchia vedo un'ombra. Vabbè, voi mi vedete, vero? Forse è meglio che non mi vedete, ma però... Vabbè, fa niente. Allora, stavo mo' tranquille che vi spiego tutto, capirete tutto passo passo. Allora, io soffro di andropausa, sono quasi in menopausa, perciò mi capita molto spesso, giorno, notte, specialmente notte, di avere le vampate di caldo, o anche quando sei in giro. Hai freddo e tutto di colpo, ti sembra da passare dal Polo Nord all'Africa Safari, ecco, perciò mi sembra tipo la canzone quella che era andata a Sanremo, no? Ci sono cascato di nuovo, che prima è tutto accollato, come lo sono io adesso, come le signore vecchiette col coso qua, col scialetto, che hanno freddo e tutto di colpo ci sono cascato di nuovo e tirano via perché hanno caldo. Ok, le vampate sono così, chi ne soffre mi può capire. Io adesso non ho la vampata, ho freschino più o meno, non è caldo. Spero la luce anche vada bene perché oggi piove a dirotto come non ci fosse un domani. Ho acceso sta luce. Comunque fregate, ve ne vedete ugualmente. Allora, cosa ho pensato io? Allora, ci sarà una nuova rubrica in questo canale. Ci sarà una nuova rubrica perché io quando penso mi si accende tipo una lampadina in testa. Dico, oh, però. In questo caso non è una lampadina, ma è un'aureola perché io sono buona. Perciò cominciamo con questa trasformazione. Ecco qua. L'aureola perché io, come detto, siamo un po' così, la vedete? Come detto, penso molto. Perciò una settimana fa ero qua con le vampate di caldo che mi facevo aria con un pezzo di giornale, avevo caldo, dopo avevo freddo e dopo caldo qua e là. Girando, girando per internet, mi si è accesa l'aureola. Mi si è accesa tutto d'un colpo l'aureola. E ho detto, perciò io sono qua appunto per quando mi si accenderà l'aureola, questa sarà l'aureola di quando farò i video, quando mi si accende l'aureola che ho scoperto un qualcosa che può essere utile per me, ma anche per voi, questo sarà il mio cerchietto di quando scopro qualcosa. Fin qua ci siamo arrivati? Allora, stavo girando per internet, per Amazon, così ho detto ci sarà qualcosa per ste. Aspettate che ve la faccio vedere al buio perché l'aureola, cioè, guardate qua. Questa è la mia aureola. Ok. Giravo, giravo per internet e ho detto ci sarà qualcosa per le mie vampate. Ci sarà qualcosa. In farmacia non ho voglia di prendere roba. Accesa questa e ho trovato la mia soluzione che andrà bene anche per voi. Guardate, è una cosa rivoluzionaria che mo' ve la faccio vedere. Io è arrivato a casa stageggio.
Avevo freddo, freddo, freddo. Poi tutto di colpo. Ci sono cascato di nuovo. Ci sono cascato di nuovo. Credi sia un gioco? Vedermi prendere fuoco? Oh no, no, ci sono cascato di nuovo. Perciò. Scusate, sono bagnati perché li ho lavati da poco. Però servono i capelli sciolti. Capirete anche qua perché? Perché è tutto un capire. Voi state lì, ascoltate. Tanto non avete un cazzo da fare. Piove. Ieri era il 1º maggio. Io sto registrando adesso che è il 1º maggio. 1º maggio, una ciofeca. Domani, oggi, che vedrete voi che sarà domenica o lunedì, non so quando lo metto. Il tempo fa schifo. State lì, guardate, state zitte. Allora, si tratta di questo aggeggio. Voi direte: oh, ma cos'è questo aggeggio? Ma ve lo faccio vedere. Questo aggeggio è che ve lo mettete intorno al collo. Tiriamo via i capelli. Poi capirete anche perché ho i capelli sciolti. Perché è utile in molte cose. Questo aggeggio va usato così. Aspettate che trovo. Fa luce. Fa luce di molti tipi. Rossa, verde, bianca. Perciò, se voi di notte siete lì che dovete scrivere, leggere o fare qualcosa, è anche utile di notte. Non rompete le balle al marito perché questo non è fastidioso, fa luce ma poca. Dovete andare in bagno, non succederà più che vi inciampate in una scarpa, in una ciabatta, il cane o il gatto e vi ammazzate. Da questo fa luce, non dà fastidio, attaccato al collo. Ma voi direte: ma che serve per le vampate di calore? Calmi, calmi. Voi lo potete girare così, o con la luce o senza luce. Metti che il marito dà fastidio alla luce di notte, dice: oh, spegni. Potete anche spegnere la luce. Ma così spento, guardate i miei capelli. Ed è un ventilatore che per le vampate, ragazzi, è la morte sua. Sentite il rumore? Ah, così. Aspettate. C'è la massima velocità. Questa è la massima velocità. Lo potete direzionare dove volete. Guardate. Con questo vi potete anche asciugare i capelli, se voi ce li avete bagnati come me adesso. Ok, vedete? Ecco. Questo è un ventilatore che voi potete andare. Lo potete direzionare qua. Avete le vampate che vi fa caldo la faccia e anche le poppe. Uno lo direzionate in faccia, uno lo direzionate nelle poppe. Ah, sentite qua che roba, una man santa. O se no, tutte e due in faccia. Così, guardate qua. Con questo potete andare a fare la spesa, non dà fastidio. Avete la vampata, tac, e lo accendete. Siete a letto di notte, tac, e lo accendete. State leggendo, vi viene la vampata, tac, e lo accendete. Ecco qua. State facendo da mangiare, lo accendete. Guarda qua. Aspettate perché mo voglio pure vedermi perché è un quarto d'ora che parlo ma non mi vedo mica, eh. Mamma mia, era meglio che non mi vedevo, vabbè, fa niente. Guardate qua. Ah. Non c'è da aver paura perché non tira dentro i capelli. Non c'è paura che li giri dentro i capelli. Perché c'è una retina che i capelli sono al sicuro, perciò non c'è da aver paura che magari i capelli vi vanno dentro e vi si tirano via. Ed ecco qua l'invenzione. L'ho comprata su Amazon, eh. Ecco, poi, mo vi faccio vedere una cosa. Spegniamo. Ok.
questo, oltre che usarlo così, lo potete girare così, mettere in un piano d'appoggio, così, cioè tipo lo mettete in un piano d'appoggio così, lo accendete, ok, mettiamo al massimo. Ecco, lo mettete in un piano d'appoggio, di qua, lo direzionate come volete. Ecco qua. Con le luci o senza. Guardate qua. E ne fa aria fresca, eh. Non sembra, ma ne fa, eh. Comprato su Amazon a 11,90 euro. Arrivato in un giorno. E questo mi ha rivoluzionato le vampate che avevo. A parte gli scherzi adesso, ragazzi, parliamo seriamente. Non è uno scherzo, eh. Cioè, guardate che io questo adesso ci rido sopra, però l'ho comprato veramente per quello. Perché io specialmente di notte mi vengono le vampate, ma anche di giorno. Adesso non è che da ventilatore, no? Ma le vampate vengono anche in pieno inverno con 5 gradi sotto zero, no? E io sono sempre lì che mi faccio aria. Con questo, no, me lo so presa, lo tengo sempre qua. Quando caldo me lo metto così, me l'accendo. In un attimo, me l'accendo. Tanto la vampata si sa che dura pochi minuti. Ah, mi faccio così, mi faccio così. Nella patafionda, anche se è caldo anche lì, ti fai così, lo potete mettere al massimo, anche senza le luci. Così. Non è tanto rumoroso, sentite? Ecco, guardate qua. Quando vi passa la vampata, lo spegnete, occupa poco posto, si carica. Si carica qua col cavetto del cellulare. Basta che mettete il cavetto del cellulare, si carica con quello che c'è dentro nella scatola. Non è che sto facendo pubblicità a sto coso, perché io me lo sono comprata, eh. Mi sembrava una cosa carina da darvi, perché ho detto da oggi in poi, visto che mi vengono ste idee, che trovo, scovo ste robe che possono essere utili per me e per voi, da oggi in poi ci sarà una rubrica dedicata a tutti voi, dove metterò il mio cerchietto delle mie illuminazioni, perché quando mi vengono le illuminazioni mi si accende l'aureola, non la lampadina. Perciò, quando meno ve l'aspettate, quando a me viene l'illuminazione che mi si accende l'aureola, io farò il video e vi darò consigli utili come questo da comprare o da fare in casa su cose utili. Inventate da me, inventate, non è che l'ho inventata io, lo vendono, però è utile per chi soffre di menopausa, ma anche l'estate, se vai in giro, cosa, uno che va in bicicletta, uno che va a correre, uno che deve fare la fila in ufficio con 40 gradi all'ombra, lo metti al collo, non pesa niente perché sarà un etto e mezzo di roba. Ecco, l'ho scovato su Amazon, l'ho preso, ho detto provo e ragazzi, per me è utile, eh? Ecco. E questo è la prima parte di rubrica di tante che ne farò. Ecco. Perciò io qua ho detto quel che dovevo dire, ho chiuso. Spero di essere stata utile a qualcuno con questo affare qua. Da me è tutto. Vi posso anche salutare. Vi mando un bacio. Se vi è piaciuto, mettete un like. Da me. Ah, c'è pure Ugo, perché sta crescendo sempre di più, eh. C'è pure Ugo qua l'Apoli che sta, boh, mangiando l'osso. Mo vado a farmi la doccia perché i capelli me li sono lavati, mo vado a ducciarmi. E basta. Ciao a tutti.